vero che l'avevo già fissato, quindi dovrebbero scenderci. Diciamo che ancora il ministro, che anzi tra un po' trasbordiamo, in modo che diventi un segnale chiaro della nostra volontà di essere comunque ricevuti. Sicuramente, perché obbligati dal parere del Consiglio di Stato, i 213 o giù di lì ricorrenti per i quali il Consiglio di Stato ha dato parere vincolante e favorevole transiteranno dalla terza alla seconda fascia. Per tutti gli altri non c'è nessun automatismo, per cui il Ministero ha delegato la decisione all'Avvocatura dello Stato, la quale al momento non ha ancora dato nessuna risposta, che è prevista possibilmente prima della riapertura delle graduatorie. Se il parere dell'Avvocatura dello Stato sarà favorevole, tutti i precari di terza fascia, anche quelli non ricorrenti, saranno riconosciuti abilitati e quindi verrà chiusa la terza fascia e transiteranno tutti nella seconda. Nel caso in cui invece l'Avvocatura dello Stato dicesse che non c'è nessun automatismo, i 213 ricorrenti passeranno dalla terza alla seconda fascia, tutti gli altri rimarranno in terza fascia e quindi saranno obbligati, se vogliono l'abilitazione, a fare i passi. O ricorso. Questo, oppure, allora, chiaramente l'alternativa è il ricorso, però capite che non c'è niente di scontato e capite anche che la politica dei ricorsi che fanno certe associazioni sindacati è una politica perdente, perché fa guadagnare il sindacato qualche iscritto, fa guadagnare il sindacato, gli avvocati del sindacato un bel po' di soldi, ma è solo per i pochi fortunati che si appoggiano e fanno questa cosa, tutti gli altri rimangono o rischiano di rimanere tragicamente fuori. Quindi le notizie sono preoccupanti, molto preoccupanti. La mobilitazione non deve finire, anzi si deve estendere. Dobbiamo avvisare del rischio che corrono tutti i precari di terza fascia e allargare il più possibile il fronte della protesta e della lotta, per cui ci ritroviamo molto presto qui davanti a chiedere giustizia per tutti quanti, perché se l'Avvocatura dello Stato ha riconosciuto il valore abilitante per 213 persone, non si capisce perché tutti gli altri devono rimanere fuori. Questa è solo una questione politica ed economica. È una schifezza, è uno scandalo. Se ciò dovesse accadere, sarà lotta non dura, durissima. Bravo, bravo! Oh, io credo che il messaggio che si deve far passare è che naturalmente ci sono dei margini, nel senso che non è che sicuramente tutto questo verrà riconosciuto solo ai ricorrenti, ma che è una possibilità, no? Non certa ma plausibile, per cui proprio perché ci sono dei margini, i colleghi e le colleghe interessate devono scendere in piazza per fare mobilitazione. E naturalmente, siccome i tempi sono stretti, perché a maggio devono aprirsi le graduatorie, il che significa che ad aprile l'Avvocatura di Stato deve emettere sentenza, siccome noi sappiamo che Pasqua comincia tra il 17 e il 18, cominciano le vacanze e che quindi sarà difficile riuscire poi, perché si arriverà fino a maggio con le vacanze tra una cosa e l'altra, i primi di maggio comunque si starà ancora fuori dalla scuola, i tempi una volta rientrati intorno al 2 al 3 maggio saranno 20 giorni, 15 giorni, quindi noi dobbiamo mettere adesso la massima allerta, perché
forse ci vorrebbe prima di Pasqua, e quindi entro, noi siccome presupponevamo di fare già un'azione entro il 10 aprile, che è il giorno anche del documento economico, in cui deve essere approvato il documento economico e finanziario, poi si vedrà se ci sono i tempi anche per voi per riscendere in piazza, o comunque prima di Pasqua io credo che si debba fare qualche altra cosa. Bisognerebbe comunque prepararla, non so se andando all'Avvocatura di Stato, che sta qui al centro, naturalmente come sede, e poi ritornare anche qui, perché è anche vero che se qui subiscono una pressione forte da parte del movimento, è chiaro che possono a loro volta fare una pressione sull'Avvocatura di Stato, è chiaro, no? Perché non è ininfluente, non è indifferente se qui loro dicono guardate, non ci mettete nei casini, perché se voi questa cosa non la riconoscete a tutti, qui noi rimaniamo assediati per una settimana da 75.000 magari precari delle scuole elementari, e questo sarebbe un dato molto forte. Quindi sì, l'Avvocatura di Stato, ma comunque questo rimane un luogo, no, importante e da presidiare insieme a tutti i precari. È fondamentale prendere il convegno, si discute delle ultime cose, dopodiché è assolutamente indispensabile che ci chiariamo su come continuare la mobilitazione e la lotta, perché appunto, come si diceva prima, nulla è scontato. Se anche qualche rappresentante di Quota 96 vuole aggiungersi a noi e cerchiamo di fare massa critica, perché alla fine siamo tutti sulla stessa barca, è una lotta collegata all'altra, siete benvenuti, anzi vi invitiamo caldamente a partecipare. Ci ritroviamo quindi per le 3:30, anche se ci hanno tolto l'appetito, vediamo di mangiare qualcosa, in via Manzoni alla sede Cobas.